quindi tu come hai imparato da piccolo e poi quando è che hai sviluppato un po' i lavori in ferro battuto, quando l'hai fatto? Ho cominciato l'altro verso, se volevo mettere in un cancello, lo metti su una porta, fai l'altro verso, a coppie, ecco così. Ora faccio vedere come può essere un altro lavoro. Insomma, abbiamo scoperto che è una cosa che non si dice, ma si deve imparare. No, senti, ma ci vuole che il giovane viene qui e dice, allora che voglio fare? Vuoi fare una foglia? Insegna a fare la foglia e dopo quello, certo, quando ha visto una volta questa qui è una foglia, per esempio, e questo è una specie di Giglio di Firenze, non so, tanto il ferro battuto va anche secondo le, come si dice, la tua idea che sai, ecco, capito, le devi anche ci vuole anche fantasia. Fantasia, ecco, ti si vede avere lo scotto di dire. Ma niente, volevo dire, ma tu fai un cancello, fai qualcosa, fai dei disegni, le applichi sul cancello, secondo me. Capito? Come mai batti un colpo sopra, tre colpi o quattro sopra e uno sotto? Sull'incudine. No, no, dico, perché batti colpi a moto? Ma delle volte sai. Una mania del fabbro fare così, ma per non perdere il ritmo o per abitudine? Lo so, è per abitudine, sarà così, sarà per abitudine. Un riccio, poi lo faccio, lo sbriolo. Chi è lo sbriolo? Ora se è caldo. Allora uno che fa un cancello lo vuole così a verso. Quanti marchigini sono? Uno? Due o tre giri. Dopo uno quando fa una, un cancello fa una cosa, lui lo si sbigiarisce, lo vuole così, lo vuole. Certo, il problema è che appunto uno mette questi qui sotto, poi dopo ci mette dei ricci, dei ricci rifatti così, capito? Su un cancello ce ne vanno 50. Ah, qui, guardi, quelle 4 metri, ce ne va 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17. Ho fatto tutta mamma. Ma alcuni sono a due file anche, no? C'hanno tipo il riccio sopra, il riccio sopra, il riccio sotto, secondo come uno lo vuole, insomma, ecco. Va anche secondo, come si dice, quando si poteva venire un po' un cancello, mi facevi un disegno, lo vuoi così, lo vuoi così, allora te lo facevi. Questa è l'incudine? Questa era il mio padre, l'incudine. Da tanti anni, la comprò del 42, del 43, 42. Dove la comprò? Non so, l'ha comprata. Compro questa, compro sta trancia, questa anche questa è per tagliare il ferro. Se aveva dei soldi. Perché l'incudine tu ci hai avuto sempre questa? Sempre questa. Abbiamo un'altra più vecchia, ma quella non mi ricordo, l'ha presa mio fratello.
L'incudine dura per sempre. Oh, ma non è una questa. Questa. E il ceppo anche era sempre del babbo. Eh sì, del babbo, questo era sempre quello. Anche questa è del 42 il ceppo. Sì, sì, è rimasto sempre quello il ceppo. Quanto ha lavorato!